Allora ragazzi, ricordatevi, se volete seguire contenuti di questo tipo, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella, numerosi. Cosa vuoi dire, Maria? Ho male al braccio. E attivate la campanella, no, le, come si chiama, le notifications, come ho fatto io. Alle 16, no, alle 18, alle 01 vi arriverà sempre la notifica di un nuovo video. Tutti i giorni, ragazzi, nuovo video alle 18, ricordatevelo. Stiamo andando e ovviamente Maria non ha la minima idea di dove sia, cosa si fa, cosa si mangia, non sa assolutamente niente. E a me piace farle venire i dubbi come se fosse chissà cosa, ma in verità... Possiamo fare una premessa. Lorenzo mi aveva chiesto... No, non mi vedo più. Lorenzo mi aveva chiesto se ho paura delle altezze, al che io gli ho detto di base no. E quindi pensavo fosse una roba tipo paragliding, tutalare... roba che ci si butta da qualcosa, da qualche precipizio, e invece andiamo a cena apparentemente. Quindi ma te l'ho anche detto che la cena finiva presto. Non hai detto niente. Non hai neanche letto il messaggio? No, non l'ho letto. Ecco, vedi, brutta sfigata. Queste sono le amicizie che mi merito. Me l'hai scritto solo, vedete? Guardati i messaggi. Ho detto tranquilla, finiamo presto. Ma la cena hai scritto? Sì. Non è vero. Sono molto convinto di averti scritto la cena. Vado a vedere. Ma quando poi? Sì, come si avvicina un po'. Portati la giacchetta nel dubbio, oppure questo è un indizio. Vai messaggi prima. Vai ci messaggi prima. Giù, c'è freddo, c'è vento. In caso lavori in macchina, ok. Dress code come vuoi. Infatti, sportiva o no? Non possiamo tardare perché ho appuntamento con la tutelare. Ovviamente. Se no si buttano senza di noi. Carica, ho prenotato per martedì, mi serve la conferma e niente pacco. Ah, eccolo, alle 21.30. Ah, ma tu saresti già a casa a cena alle 19.15? Ah, me l'avevi iscritto con la faccia con l'angioletto pure. Esatto. Minchia, alle 19.15? Manco in Crookaland. Ma per forza, io per volevo forza. Farti sentire a tuo agio. Aspetta. Ho detto boh, oramai ma si sta per posto. Trasferire. Ah, o c'è Groupon di mezzo, o ci sei già stato, ti sei innamorato, vuoi farmi un regalo e farmi vedere questo posto? Cioè, cos'ha questo posto? Perché qua? Dove stiamo andando? Secondo me è la Zise? No, Bardolino. Io non ti posso dire niente. Io non ti posso dire assolutamente niente. È mezzo i vigneti. Tu dai per scontato che io abbia fatto con Groupon. Sì, per forza. Mi conosci fin troppo bene. Non siamo persone che pagano il prezzo intero. No, c'è qualcosa che... O è un amico di un amico, hai conoscenze particolari, c'è qualcosa sotto. Qualcosa bolle in pentola, dici? Sì, deve essere. Non si sa, non si sa. Magari è una roba tipo giveaway o quelle robe dove metti via il cellulare e ti offrono due bottiglie di vino. Cioè, deve esserci qualcosa, capito? Sei molto, molto carina. Sono molto arrabbiata. Sei molto carina messa così. Ti sta cadendo? Sì, guarda che cos'ho, la giacca intera, non respiro. Però potevi organizzarti a prendere una bandina almeno. Hai ragione, non ci ho pensato, è stata un'improvvisata il fatto di bendarti. Quanto devo stare con sta roba? Ancora un quarto d'ora. Beh, guarda, mi ma non puoi capire, non puoi... No, ma sei serio? Respira da sotto. Da sotto c'è tutta la stoffa. Da sotto. Ma sei serio, un quarto d'ora? Allora, mia cara, è effetto sauna questa roba. Mi se parlo. Oddio. Ok, allora guarda me, togliti pure questo, abbassa. Posso aprire gli occhi? Guarda me, guarda, guarda. Apri gli occhi. Ok, voltati. Siamo una sagra. Ma quale sagra? Dinner in the Sky si chiama. Eh? Cioè andiamo su a mangiare. No, vabbè. A 50 metri. Non ci credo che è un tavolo. E c'è della gente che mangia. E c'è della gente che mangia. E poi come si fa ad andare su? Da un po' quello scende. E saliamo noi. E saliamo noi. Ecco perché bisogna essere puntuali. Molto puntuali. Ma come l'hai trovata questa cosa? Mia cara. Mia cara. Dinner in the Sky. Mi sento male. Ma anche
No, vabbè, questi saranno i nostri compagni rossi di cena. Probabilmente, vediamo. Oddio, ma dove siamo? Alla Zise. Pronta? Pronta? 4 3 2 1. Abbiamo preparato un percorso degustativo. Il primo antipastino è una capasanta scottata, crema di patate allo zafferano, cipolla in agrodolce e mandorle croccanti. Hai capito qual è? Ti afferma le spalle, dopo l'utenda. Con calma ragazzi. Ma tu racconta cosa provi in questo momento. Cioè, il fatto siamo a 50 metri di altezza, però io non me ne sto accorgendo più di tanto. Cioè, vedi il panorama, però a meno che non guardi sotto. No, se guardi giù ti viene lo scatto. Allora, questo è un tataki di salmone, zucchine, mango tabasco e sesamo nero. Proceda al taglio, madame. Al taglio, ora mi faccia, un po' di carotina, faccia vedere per bene. Guardi che pezzettino che le ho selezionato. Non so se ho messo abbastanza mango tabacco. Allora, Florence, questo vino è troppo vino, è troppo forte. Buono? Si scioglie in bocca. Si scioglie in bocca, dicono che si sciolga in bocca. Adesso provo pure io, ragazzi. Mille microfoni da attaccarlo qua. Da ragazzo umile mi rendo conto che qua manca un fattore croccante, conosciuto come panino. Vorresti anche te un pezzo di pane, ammettilo. È grissino. Di cosa stiamo parlando? Dai, un panino. Ci stava. Hai ragione. Visto che siamo qua, ragazzi, facciamo un house tour. Maria, ci faccia un house tour. Allora, prego, benvenuti in questa dimora. Io non mi potrò muovere per motivi tecnici. L'altro giorno ho avuto un'operazione che mi limita un pochettino il movimento. Tuttavia, potete osservare. Cosa osserviamo qui? Dei colli. Osserviamo i colli di Lazzise. Con tanto di camerieri, no, professionisti della loggia Bistro, sì, che si trova in Corte Sgarzarie a Verona, se qualcuno vuole fare un giro, e al nostro dietro troviamo un bellissimo lago di Garda molto in forma, ancora non troppo pieno di turisti, molto importante. Okay, è molto buono. Molto buono, è un po' coperto perché domani danno una perturbazione che Dio la manda. però tutto bene, direi che è una location 5 stelle, potremmo andare nel programma di chi è che fa, no, Alessandro Borghese, quell'altro Barbieri, chi è che fa i 4 hotel, no? Cincin. Oddio santo, devo partire. C'è Lugana che ti piace a te? Sì, ma Lugana è quello del secondo piatto, mo siamo già al terzo. Mi sto barando. Signori, cincin. Hai soldi. Così. Alla vita borghese e al... Io comunque sono una grande fan del ciucciare coltello. Ciucci. Io ciuccio coltello sempre, comunque, e in ogni dove, non mi interessa. Allora, i capelli di Lorenzo? Allora, la risposta sbagliata è il bagno. Secondo me vanno bruciati. No? Dov'è che li buttiamo? Ah no, aspetta, lo so, nell'umido. È organico? È organico? Non va nell'umido? Io è perché non posso spostarmi, ma mi sposterei. Dove vanno i capelli? Nel secco, è indifferenziato. Ma se mi sono fatto la doccia? Ti devi prendere e buttare nel secco. Ah, non sono secchi? Sono secchissimi. No, non lo so che cazzo è la salicornia, non l'ho mai sentita. No, vedremo. Cos'è sta roba che sta mettendo sopra? Ah, gli scampi crudi. Oh là là, questa buona. Scampi crudi. Allora, ragazzi, abbiamo ora tortellini. Ah. No, tortelli. Non mi permetterei mai. Tortelli ripieni di mais e caprino. Salicornia e scampi crudi. Beh, ci ho messo mezz'ora a leggere il caciucco. Il caciucco, che cazzo è il caciucco? Trancio di orata, salsa al caciucco e cicco. Il caciucucco. Il cacuccio. Ragazzi, sono molto buoni questi. Ma voglio studiare la salicornia da sola. Molto buoni, molto buoni. Allora, adesso abbiamo la torta di orata, salsa di cacciucco. Cacuccio.
Non ho detto male. Sta facendo effetto, insomma. Trancio di urata, salsa e cacao. Ma tipo, oh, ma siamo il dolce. Torta di orata. Ragazzi, il mio livello è allucinante. Allucinante. Mamma mia. Ma ti giuro, ho letto torta. Trancio di orata, salsa, cacciucco, cicoria e capperi. Qua continuiamo a fare refill di vino su vino. Allora, questo che abbiamo bevuto prima è... Scusa, prego. Questo che vino è? Un soave, il terzo, giusto? Sì, un soave. Cicoria, sta togliendo la cicoria. Perché ha tolto la cicoria? Ha preso la cicoria, ragazzi. Ragazzi, il tramonto, vabbè, ormai se n'è andato. E come vedete, tutto questo è possibile grazie al mio corso sulle criptovalute. Quindi mi raccomando, investite su shitcoin. Salsa cacciucco, ragazzi. Non si scherza sulla calza cacciucco. Allora, ragazzi, anni or sono, io sono sempre stato un ragazzo molto dolce. Quindi la ragazza, quando mi ha chiesto di darle una rosa, io ne ho vista una nel poggiolo di casa sua, nella fioriera. L'ho strappata, ma perché pensavo che intendesse prendermi quella rosa. Non pensando che in verità era una battuta, e me ne sono stato scomunicato da sua madre. Anzi, non penso che tu l'abbia mai detto a tua madre. Se ne accorta in tempi zero, guarda, te lo dico. Cioè, lei, Cristina, figurati. Che poi il genio del male ha ripiantato la rosa spezzata dentro la vasiera. Ho detto, dai, su, non se la... Cioè, madre natura riesce a fare anche questo. E invece, niente, è morta la rosa. Spero di non essermi beccato una multa piuttosto tutto questo. Da qua vedo la polizia se arriva. Mi sputo addosso la rata. Ragazzi, è arrivato il momento dell'assaggio del pane e questo farà la differenza. Confermerà la vittoria o la porterà a casa. Questo è il settimo bicchiere. Con calma. La cena sono dai 200 ai 209 euro. E aperitivo sono o 59 o 69 euro. E poi a salire, insomma. Questo è il range. E vogliamo capire se, ragazzi, ve lo possiamo consigliare o meno. Quindi tu, che non ti aspettavi minimamente di questo, cosa pensi? Allora, se siete amici di Lorenzo e fate questa cosa gratis, super consigliato. Altrimenti, insomma, dipende da quante finanze uno ha a disposizione, ecco. O no? Io non lo so. Tu col tuo grande stipendio da consulente dell'azienda che non possiamo dire. Ecco, direi che, non lo so, ci dovrei pensare seriamente. Devi pensare? Sì, dovrei farci un pensierino tutta la notte proprio. Tutto il mese, tutto il mese. Così è. Non lo so, da valutare, in giallo. Come potete vedere, abbiamo i piedi che penzolano e questa è l'altezza, sono 50 metri. Avresti detto che sono 50 metri? Sono 50 metri. Detto che sono 50 metri. Allora, dal basso sembravano di meno, però so che sono 50 perché li sentivo, ragazzi, quando salivano, che dicevano siamo 40, 42, 46, 48. Quindi tu avresti detto che sono 50? Dal basso sembrano meno, dall'alto sembrano di più, secondo me. Non lo so, secondo me per un'esperienza così, cioè dobbiamo paragonarla a parità di prezzo, tipo con 200 euro tu vai tipo e fai parapendio, fai paracadutismo. Allora, sicuramente un'esperienza unica, io non avrei speso tutti questi soldi, perché no? Finché li spende Lorenzo, dici. Spende Lorenzo in voucher, va bene, però piuttosto farei... Cioè, non lo so, perché è una cosa talmente unica a cui non ero proprio neanche psicologicamente preparata. Grazie. Allora, ragazzi, ci prepariamo per il dolce. Posso bere per favore? Che devo leggere. Allora, adesso stiamo per gustare una cheesecake a frutti esotici. Ricordo che la ragazza qua non solo è intollerante al latte, ma è pure vegetariana, mezza vegana. Cosa sei? Stasera, buonanotte. Stasera lo sgarro.
Beh, se prendevi solo cose vegetariane stasera ti andava male, ti dava la pasta, la cicoria, la pasta, il cappero, un piatto pieno di pacche. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù. La parte più bella del lago, la parte ovest, ricordiamolo. La Zisa, Bardolino, Garda. Sì, però parte più bella, attenzione, attenzione. A sud. No, no, meglio, la parte meglio, sud, se volete andare al lago di Garda, nord, ragazzi, meglio. Dovete andare a Nago, dovete andare a Nago sud. Non dirmi Malcesine solo perché no, non hai più la vabbè, casa. A Malcesine sono di parte, però è vero che il lago è diviso tra il Veneto e il Trentino, in Trentino e la Lombardia. Ah, vabbè, ma quella manco si conta. Allora, parlando della parte est del lago, si divide in Veneto e Trentino Alto Adige, e in Trentino hanno imposto delle leggi per cui, insomma, il lago è molto più pulito, meno inquinato, dove si può fare il bagno senza... Santo cielo, uscire. Aspetta che saltiamo qua le... Ok. Guarda. Oh, ci sono le paparelle... No, cos'è? No, che cazzo è? Nocchetta. Nocchettina? Vuoi salire anche tu a 50 metri? Tra quanti salti sono? Io penso che il mio record sia 6 o 7. Okay. Io dico 3. Oh, oddio, oddio, poverina. Hai beccato? No, ma l'è andata a fianco, non l'avevo neanche vista. No. Poveretta. Oh, è piatto, ma è anche più largo degli altri. No. Hai visto? Ho visto. Quanti erano? 7? Almeno, sì, almeno. Oh, penso che sia il mio record. A parte che non l'ho mai giocato più di tanto, però... Cazzo, ho beccato quello perfetto. Aspetta. Prova questo. Però da me non ho prova buono. Questo. Come devo fare così? Devi dare il colpetto. Colpetto. Esatto. Vabbè, un po' più vigoroso il tiro. Colpetto! Sì, ma un po' più... Ma questo è bello. Vai. Basta, basta, basta. Ma non ti stai neanche impegnando, dai, su. Eccolo qua. Vuoi fare te o faccio io? No, fai tu, io faccio sicura? No. Questo è bello piatto. Che bello. Prendi una te. Quanti, 3? Io prendo questa merda. Non so neanche dove sei andato. Più bassa, più bassa, più bassa, più bassa, concentrata. Dai, con tutto il Pilates che hai fatto con tua mamma. Erano due. Ah, record! Quattro erano? Guardavo lo schermo. Erano quattro. Ragazzi, adesso ce ne stiamo andando perché... Insomma, il tempo non è dei migliori qua sul lago di Garda. Ecco appunto un lampo appena detto. Cosa c'è? Non sono più su. Ah? Gli amici là. Sono tornati su. Ah, forse c'è troppo vento. È vero, sono scesi. No. Metà strada prima. No. Beh, non ci siamo goduta comunque. Minchia, beh, bravo, vedi, le 7:30. Sette e un quarto, tutto a posto. Però sappi che io, della verità, volevo fare 8:30. Ecco, solo che c'era solo un posto disponibile. Ah, sì? Quindi ho detto, vabbè. Vabbè. Ah, dobbiamo uscire di qua. Sì, qua i ragazzi scalmanati. Comunque, adesso che c'è il vento, questo microfonino è l'ideale. Sono più fuori. Ah, e in tutto questo il microfono era spento. Grazie. Quindi. Quindi già. Cioè... Io ti dico, ma secondo me. Siamo andati nei campi. Io ti seguo, ma. Usciamo. Mi sa che ragazzi, siamo entrati nei campi. Abbiamo cannato a caso. Vabbè, adesso. Vabbè, in caso, cioè, ci facciamo ospitare. Sì, sì.
Io me la sto facendo addosso comunque. Madonna, io c'ho una piscia. Poveretti. Grazie, quelli che hanno pagato 209 euro a testa. Minchia, per scendere dopo 10 minuti. Bene. Ecco perché, ragazzi, queste cose si fanno sempre a Dubai, perché c'è sempre sole, non c'è, ci sono mai problemi. Però noi ci siamo beccata col sole. Col sole, col tramonto. Ti dirò, anche la posizione alla fine non mi è dispiaciuta. Alla fine non era così offensiva, no? No, no, l'ampio orario, dai, alla fine poteva andare peggio. Ma ti dico, era meglio il nostro lato che quell'altro, perché l'altro sì, vedevi il lago, ma avevi davanti tutte le altre persone, sì, per vedere l'altro. Noi invece potevamo voltarci, quindi... Quindi, dai, alla fine tutto sommato è andata bene. È andata bene.